Sono Lorenzo Alessio, chef della Federazione Italiana Cuochi, ed oggi vedremo come dare vita a 10 forme e formati di pasta fresca utilizzando gli impasti della tradizione italiana. Il primo formato di pasta che farò saranno le trofie, dette anche trofiette, un formato di pasta tipico della Liguria, che si abbina perfettamente con un altro prodotto tipico ligure, ossia il pesto. L'impasto è realizzato con farina 00 e acqua. Le proporzioni sono di circa 500 g di farina 00 e 200 ml circa di acqua tiepida. Una volta ottenuto l'impasto, lo faccio riposare coperto per almeno mezz'ora a temperatura ambiente. Adesso prendo un piccolo pezzo che dovrò tenere nella mano chiusa a mo' di pugno, e questo permetterà all'impasto di mantenersi umido e caldo. Dal pugno vado a prendere man mano una ulteriore porzione piccolissima. La appoggio sulla spianatoia e la faccio scivolare tra il palmo e le dita, fino ad allungarle alla forma. Una volta ottenuta una forma allungata, faccio sbucare la punta dal mignolo, inclino la mano e scendo a 45 gradi per farla attorcigliare. La trofia è una pasta molto antica, che ha origini nel territorio che si affaccia sul Golfo Paradiso, fra i comuni di Sori, Avegno, Recco e Camogli, in provincia di Genova. Nasce come prodotto familiare, ma dopo gli anni 50 alcuni commercianti della zona decisero di estendere il loro commercio verso Genova, dove il termine trofie fino ad allora aveva sempre e solo indicato gli gnocchi. Il successo fu inaspettato, tant'è che a Sori nel 1977, con l'invenzione del signor Bacci Cavassa, nacque la prima macchina per produrre le trofie, che fu messa in funzione dal pastificio Novella. Bisogna anche dire, ad onor del merito, che l'ascesa della ristorazione recchese nel dopoguerra, sommata al successo del pesto in tutto il mondo, contribuirono a far conoscere sempre a più persone questo formato di pasta. Trofe, in greco, vuol dire nutrimento, e da questa parola potrebbe derivare il loro nome, o più verosimilmente da trefo, con il significato di attorcigliare. Ma a Genova piace pensare che derivi da strufuggia, ossia strofinare, che si rifà al movimento per arricciarle con la mano sul piano di lavoro. Il secondo formato di pasta che farò saranno i maccheroni o spaghetti alla chitarra, un formato di pasta a sezione quadrata tipico dell'Abruzzo, che prende il nome dal bellissimo strumento dal quale si ottiene questo formato. E sto parlando della chitarra abruzzese. L'impasto è realizzato con farina 00 e uova. Le dosi sono di circa 500 g di farina 00 e 5 uova interne. Lo spessore ideale di questo formato, invece, non deve essere troppo sottile, ma di circa 2 mm, proprio come la stessa larghezza del taglio. Una volta stesa la sfoglia, ricavo dei rettangoli di una lunghezza leggermente più corta di quella delle corde della chitarra abruzzese. Adagio la sfoglia sulle corde, la spolvero con della farina di semola di grano duro e inizio a stendere facendo rotolare il mattarello. Una volta che la pasta avrà aderito le corde, imprimo un po' di pressione e faccio strisciare in questo caso il mattarello lungo le corde della chitarra. E se saranno ben tese, il gioco è fatto. Continuo questa serie di gesti con il resto della sfoglia ed infine creo dei nidi che andrò ad adagiare su un seccapasta, oppure posso scegliere di appenderli proprio come dei panni in un seccatagliatelle, che in fondo è adatto per tutti i tipi di pasta lunga. Il prossimo formato di pasta che farò sarà uno dei tanti formati di pastina, nello specifico i quadrucci all'uovo. Un formato di pasta a sezione quadrata che ci fa tornare bambini e che solitamente in passato, come per i maltagliati, si otteneva con gli avanzi della sfoglia che si preparava nei giorni di festa, oppure con i bordi della sfoglia delle tagliatelle. L'impasto è realizzato con le stesse quantità di una classica pasta all'uovo, quindi un uovo per 100 g di farina. Lo spessore ideale di questo formato, invece, deve essere di circa 1 o 0,8 decimi di millimetro, mentre il taglio di circa 4 mm. Una volta stesa la sfoglia, ricavo dei rettangoli e per comodità li lavoro proprio come gli spaghetti alla chitarra che ho appena fatto. Quindi
Adagio la sfoglia sulla chitarra abruzzese, questa volta dal lato delle corde più larghe. La spolvero con della farina di semola di grano duro da entrambi i lati e inizio a stendere facendo rotolare il mattarello. Una volta che la pasta avrà aderito alle corde, imprimo un po' di pressione e faccio strisciare in questo caso il mattarello lungo la chitarra. In questo modo, a differenza di prima, ottengo una sorta di tagliatella, che andrò a tagliare con un coltello, dando vita così a dei piccoli quadretti di pasta fresca, ottimi da consumare in brodo. Volendo, li spolvero con della farina di grano duro, ma ad ogni modo li muovo con un setaccio per farli staccare uno dall'altro ed eliminare la farina in eccesso, e infine li lascio seccare su un seccapasta. Il quarto formato invece sarà lo Spizzulus di Orroli, un piccolo borgo del Sarcidano situato nel sud dell'isola della Sardegna e costituito da poco più di 2000 abitanti. L'impasto è realizzato con semola di grano duro rimacinata, acqua e sale. Le proporzioni sono di circa 500 g di semola, 250 ml circa di acqua tiepida e un pizzico di sale. Una volta ottenuto l'impasto, lo faccio riposare coperto per almeno mezz'ora a temperatura ambiente. Successivamente realizzo un filoncino del diametro di circa mezzo centimetro, dal quale ricavo dei bastoncini di pasta lunghi circa 7 cm. Ogni singolo pezzo di pasta va adagiato sul rigagnocchi e con l'aiuto di un tarocco o di un coltello schiaccio la pasta trascinandola verso il basso. Fatto ciò, unisco le due estremità con un pizzicotto, che in sardo si dice proprio spizzulus. Il pizzico finale, dato al formato di pasta, oltre che a conferire una forma unica nel suo genere, è il gesto che ne rilascia il nome. Di questo formato esistono diverse varianti. La più conosciuta sicuramente è quella al Cannonau, che vede proprio il classico vino sardo come sostituto dell'acqua per la realizzazione dell'impasto. Ad ogni modo, un plauso va fatto sicuramente alla grande creatività delle casalinghe orrolesi, che con solo tre ingredienti hanno dato vita a un formato di pasta che ricorda l'arte orafa della filigrana sarda. Adesso il quinto formato saranno i casonsei bergamaschi, che sono la pasta ripiena bergamasca per eccellenza. L'impasto si ottiene unendo 400 g di farina 00 con 100 g di semola di grano duro, 2 uova e 150 ml d'acqua. Una volta ottenuto l'impasto, lo faccio riposare per almeno mezz'ora a temperatura ambiente. Terminata l'attesa, stendo la sfoglia sottile e con l'aiuto di un coppapasta ricavo dei dischi. Ora prendo il ripieno dal quale realizzo delle piccole palline e successivamente le adagio al centro di ogni disco di pasta. Il ripieno dei casoncelli è molto particolare, un mix vero e proprio di ingredienti salati e dolci che si bilanciano perfettamente tra loro. Fatto ciò, vado a piegare il disco a metà, sigillandolo e formando così una mezzaluna. Piego nuovamente il casonseo, pizzico i lati e con la pressione del dito creo la classica fossetta del casonseo. Dopo la cottura, i casoncelli solitamente vengono conditi con grasso di pancetta, burro e salvia, e la fossetta che ho appena creato servirà come contenitore per il condimento. Tra l'altro, questo particolare formato di pasta ripiena ha anche il privilegio di festeggiare il suo compleanno, precisamente il 13 maggio, in quanto nel 1386, proprio il 13 maggio, ad una festa di oltre 2000 persone, vennero offerti dei taglieri ricolmi di artibotuli, altrimenti detti casoncelli. Il sesto formato invece saranno le sagne incanulate, una pasta tipica pugliese, precisamente del Salento, anche se a dire la verità è possibile trovarle in diverse regioni e province d'Italia. L'impasto è realizzato con semola di grano duro rimacinata, acqua e sale. Le proporzioni sono di 500 g di semola di grano duro rimacinata, 250 ml circa di acqua tiepida e un pizzico di sale. Una volta ottenuto l'impasto, lo faccio riposare per almeno mezz'ora a temperatura ambiente. Successivamente stendo l'impasto in una sfoglia non troppo sottile e con l'aiuto di una bicicletta o di un coltello ottengo delle strisce simili a delle pappardelle, della larghezza di circa 2 o 3 cm. Adesso tengo la striscia di pasta ferma da un'estremità con una mano
e con l'altra invece la arrotolo delicatamente su se stessa. Fatta questa operazione, la piego dandogli una sorta di forma U, tipo ferro di cavallo, e le lascio asciugare su un seccapasta. Questo è il tipico formato di pasta realizzato con grande abilità e creatività dalle massaie salentine come omaggio a San Giuseppe, ma è anche il formato di pasta della domenica per eccellenza. In alcuni luoghi del Basso Salento questo formato di pasta prende il nome di sagne torte, ossia ritorte su se stesse, come si può notare dalla loro forma. Il settimo formato di pasta che faremo saranno gli strichetti, che altro non sono che gli antenati delle moderne farfalle. Questo è un formato molto antico che ha origini nelle campagne emiliane romagnole, in particolare nelle province di Ravenna, Forlì, Cesena e Bologna. Solitamente questo formato si faceva fare ai bambini con la rimanenza della sfoglia dei tortellini o dei cappelletti. L'impasto è realizzato con le dosi di una classica pasta all'uovo dell'Emilia Romagna, quindi un uovo per ogni 100 g di farina. Lo spessore di questa pasta solitamente è sottile come quella di un tortellino o di un cappelletto. Una volta stesa la sfoglia, ricavo dei rettangoli che avranno i due lati lunghi lisci, mentre i due lati corti festonati, della misura di circa 4 x 2 cm. Ora posiziono l'indice al centro del rettangolo e con l'aiuto del medio e del pollice stringo la sfoglia dando vita allo strichetto. Appena avrete preso un po' di manualità riuscirete a realizzare gli strichetti con entrambe le mani, dimezzando i tempi di produzione. Un po' come per la sfoglia lorda, questo formato è nato dalla necessità di riutilizzare la sfoglia avanzata dei cappelletti o di altri tipi di pasta all'uovo, caratteristica che differenzia gli strichetti dalle farfalle, che sono un formato praticamente simile nella forma, ma nel loro caso sono fatte di pasta secca. L'ottavo formato che andrò a realizzare saranno i cencioni, che in alcune parti d'Italia vuol dire stracci, una tipica pasta del sud e centro Italia, che si presenta leggermente ovale e con una leggera curvatura. L'impasto è realizzato con semola di grano duro rimacinata, acqua e sale. Le proporzioni sono di 500 g di semola di grano duro, 220 ml di acqua tiepida e un pizzico di sale. Come per le orecchiette baresi, l'impasto può anche non riposare. Anzi, se si vuole ottenere una superficie più ruvida, sicuramente è consigliato realizzarle senza riposo. Ad ogni modo, successivamente con l'impasto formo un cilindro di circa 1,5 cm di diametro. Ora ricavo dei piccoli pezzetti, simili a degli gnocchi. Ne prendo uno per volta e ci adagio sopra un tarocco, che terrò inclinato a 45 gradi rispetto alla superficie del tavolo da lavoro, in modo da permettere che l'impasto venga trascinato delicatamente. Contemporaneamente, con l'altra mano, tengo l'altro lato dell'impasto, costringendolo a rimanere piatto. Quello che voglio è proprio mantenerlo in posizione, poiché in questo modo si allunga e si trascina, fino a trasformarsi in una forma ovale e allungata. Questo formato, seppur l'esecuzione è diversa, ricorda molto una sorta di orecchietta appiattita. Il prossimo formato di pasta che farò è probabilmente uno dei più famosi, e sto parlando del tortellino bolognese. Un formato di pasta che tipicamente viene servito in brodo. Quindi la grandezza della sua forma sarebbe opportuno realizzarla di piccole dimensioni, in modo da poter far entrare più tortellini in un unico cucchiaio. L'impasto è lo stesso delle tagliatelle o dei cappelletti. Su 100 g di farina, un uovo intero. La sfoglia invece deve essere stesa sottilmente. Ora, con l'aiuto di una bicicletta, ricavo dei quadrati di circa 2 o 3 cm per lato. Ovviamente starà a voi decidere se mantenervi più larghi, se non siete proprio esperti. Il ripieno, in questo caso, è quello bolognese, ma neanche a dirlo è uno dei tanti, ed è ottenuto dalla rosolatura della polpa di maiale con il burro, che successivamente viene sfumata con il vino bianco, e cotta con il brodo di carne. In seguito, la mortadella, il prosciutto crudo e la polpa di maiale cotta vengono tritati e uniti con il resto degli ingredienti, dando vita al ripieno dei tortellini bolognesi. Per la chiusura del tortellino, la prima cosa da fare è piegarlo a metà, facendo fuoriuscire l'aria. In questo modo ottengo un triangolo.
Successivamente è molto importante far combaciare i due angoli rimasti, facendoli passare attorno all'indice o al mignolo, dipende dalle dimensioni, per poi portarli insieme pizzicandoli. La giuntura invece deve essere stretta con molta attenzione, altrimenti rischierà di aprirsi oppure di avere una cottura più lunga del solito. Adesso chiudiamo il cerchio e torniamo proprio da dove eravamo partiti, ossia la Liguria, questa volta con un formato ripieno, il panzotto. Il panzotto tipicamente viene servito con il sugo di noci, oppure semplicemente al burro e salvia. L'impasto è ottenuto dall'unione della farina 00, acqua, vino bianco, uova e un pizzico di sale. C'è da dire però che questo tipo di sfoglia in Liguria ha diverse scuole di pensiero e quindi di ricette. C'è chi utilizza un misto di grano tenero e grano duro, un misto di acqua e uova, un misto di acqua, uova e vino, chi non utilizza le uova, e questo ci fa capire come nella cucina ligure lo stesso piatto possa essere diverso di casa in casa. Diciamo che noi ci dedicheremo alla forma, che in questo caso è quella triangolare, ma anche quella, sappiate, che è molto variabile. Una volta stesa la sfoglia sottilmente, vado a piegarla a metà, proprio come sto facendo, per poi dividerla in due parti. Su una metà vado a disporre il ripieno, che in questo caso è composto dal prebujun, che altro non è che un insieme di diverse erbe spontanee selvatiche che possono variare in base alla stagione, sostituibili però anche con bietoline e borragine, più l'unione della prescinsewa, che altro non è che una cagliata fresca sostituibile volendo con della ricotta. Una volta disposto il ripieno vado ad adagiarvi sopra l'altra metà della sfoglia e sempre delicatamente vado a far aderire i due lembi di sfoglia, conferendo la forma a triangolo e facendo fuoriuscire l'aria. Adesso, con l'aiuto di una rotella festonata, procedo al taglio dei ravioli, che avranno una forma triangolare, ma che al contempo potranno anche avere un bordo libero di pasta sproporzionato rispetto ai ravioli classici. Io, come vedete, in questo caso vado a pararlo ancora ulteriormente con la rotella. Come dicevo prima, le loro forme variano, possono essere a mezzaluna, triangolari o a cappelletto. Sta di fatto che il loro ripieno darà una forma panciuta al formato di pasta, dalla quale prende il nome di panzotto. Bene, con i panzotti si conclude la prima parte dei video dedicati alla pasta e ai suoi impasti. Vi aspetto nel prossimo video con altre forme e formati di pasta fresca.